Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Il 17 maggio 2023 a Castello Tolcinasco Golf Club è stato presentato il sistema DJI Dock, una stazione automatica, un nido, un box, chiamiamolo come volete, per i droni DJI M30. Presenti molti operatori professionisti italiani di droni. All'apertura i saluti di Aldo Winkler, che è l'amministratore delegato di Nital S.p.A., azienda che cura la distribuzione esclusiva dei prodotti DJI Enterprise e che gestisce anche DJIStore.it e i negozi fisici DJI Roma e DJI Milano. C'era anche un ingegnere DJI Enterprise proveniente direttamente dalla Cina che ha ripercorso un po' la storia dei prodotti Enterprise. Subito dopo è iniziata la presentazione da parte di Alessandro Rabbia, storico riferimento di DJIStore.it. Questa si è vista anche prima, quindi la DOC qual è l'obiettivo? Proteggere il drone, ricaricarlo, ricevere i dati provenienti dal drone e ovviamente trasmetterli al server su cui Flight Hub è installato. È come se fosse anche il radiocomando, quindi noi non vedremo nelle presentazioni dei radiocomandi IRC Plus, ok? È tutto all'interno, il drone comunica con la DOC. Ovviamente il drone, per chi già lo conosce, è un matrice 30. Ed eccolo il matrice 30 in versione T, quindi con camera termica, oltre che camera sul visibile. In aggiunta a una camera zoom e a un laser per misurare distanze fino a 1200 metri. Distanze rispetto ad oggetti che poi vengono riportate sul video di ritorno in sovraimpressione. Il tutto può funzionare con qualsiasi condizione meteorologica, quindi anche con pioggia e addirittura neve. L'M30 è un drone che mi piace molto perché allo stesso tempo è compatto e prestazionale. Tra l'altro ha un MTOM dichiarato di meno di 4 kg, quindi potrebbe essere marcato C2 secondo il manuale d'uso DJI. Quindi tra non molto potrebbe ricevere il C2. E se avrà la marcatura di classe C2 si potrà addirittura condurre in open category con un semplice, tra virgolette, patentino A2, mantenendo almeno 5 metri di distanza dalle persone non informate, attivando la modalità a bassa velocità, ovviamente anche in scenari urbani se la zona geografica US non sarà vietata. Anche perché naturalmente si può pilotare senza DJI Dock utilizzando il radiocomando RC Plus, con cui è possibile ovviamente programmare anche missioni automatiche, ma la marcia in più della DJI Dock è quella che si possono eseguire missioni automatiche da remoto. Abbiamo ovviamente la possibilità di eseguire le missioni. Cosa significa? Avviare la missione da remoto, gestire anche un programma di missioni. Per esempio, devi fare un controllo ogni settimana alle 9 di mattina. Io lo carico, ma poi il drone farà tutto in automatico. E allora vediamo come funziona il volo automatico dell'M30 con la DJI Dock. Alessandro ha programmato un piccolo volo che si eseguirà qua, a poca distanza sopra una piscina che c'è qua. DJI Dock che pesa un centinaio di chili, che in questo momento è su un mezzo dei vigili del fuoco. Da raggiungere andando verso la piscina, che è chiusa, non c'è nessuno. Ci invierà i dati in tempo reale, gli ho fatto fare semplicemente delle foto ruotando, ho creato io un piano di volo puntuale. Ok? Quindi adesso lo facciamo partire, vedremo le immagini in diretta dal drone. Quindi quello che vado a fare, cosa sto facendo? Mi sto dicendo di fare un task adesso, sto schedulando un task in questo momento. Il task è partito, io non ne torno nella mia interfaccia. Resistere la deviazione, ci vediamo sia la DOC sia il drone che ovviamente spettano la DOC perché ricarica, adesso si accende il palco. Un'immagine un pochino più completa, non so se si riesce a vedere, poi magari lo vedremo anche vicino al computer. C'è la classica interfaccia della DJI Pilot, satelliti, segnale, eccetera, e entrando poi nel payload control posso passare a termico visibile, vado a zoomare, muovo destra e sinistra con i tasti del computer. Abbiamo connesso un RTK, quindi lui vuole l'RTK, appena comparirà l'RTK qui, il drone partirà e sentirete il rumore dei motori. I GL4 non mi sono a disposizione questa rete RTK.
plastico, quello che lui sta facendo, per esempio per non chiamare il termine. Ruoterà in maniera un po' brusca perché ho dato dei tasti puntuali, quindi ho detto fammi una foto sulle golf car, fammi una foto sul sulla prebauta. Lui comunque è un computer, quindi non si preoccupa di mettere la tensa. Qui si sta spostando, andando sopra l'albero circa. Come connessione stiamo utilizzando Starlink, sempre messo a disposizione dai vigili del fuoco, quindi stiamo comunicando con Flight Hub, con Starlink, quindi un sistema satellitare principalmente dell'invio del segnale. E ovviamente gestisco tutto il volo, quindi questo è il drone virtualizzato, mi sta facendo vedere dove sono la telecamera, cosa sta guardando, lo fa qui. Lo stream video può essere mandato anche tipo un RTSP su un'altra piattaforma al di fuori del cellulare? Sì. E ovviamente in qualsiasi momento posso agire, quindi vedete qui c'è il pulsante di scatto foto piccolino dove muovo il mouse sulla destra, cambiare video, girare la telecamera, e poi gli ho chiesto di fare un volo con la camera laterale, e se fosse anche il ritorno a casa, quindi lui lo sta già facendo, però il ritorno c'è, abort mission c'è, cambiare al volo il punto di atterraggio un po' si può fare, quindi tutte le funzionalità a cui siamo abituati. E adesso lui è a terra, forse ha più senso vederla da qui. Lui punta giù la telecamera, la doppia è sincronizzata, quindi si apre mentre il drone sta scendendo. Adesso la camera è rimasta aperta, quindi è già allineato. Guardate come nonostante ci sia l'abitacolo del fuoco non mi dà problemi con gli ostacoli. Ok, lui arriva a terra e si chiude. Una volta atterrato entrano in funzione dei pareggiatori che lo posizionano esattamente al centro per poi far entrare in funzione il contatto da ricarica, una ricarica che può avvenire in 25 minuti grazie a un particolare sistema di raffreddamento delle batterie. L'autonomia di volo del Matrice M30 è di circa 40-41 minuti, quella dichiarata massima. Come vedete sta scendendo qualche goccia di pioggia, ma non ci sono problemi. Vicino vediamo la stazione meteorologica con l'anemometro. Tra l'altro c'è una webcam collegata in remoto per la sorveglianza della stazione. Guardate i motori che si muovono in fase di chiusura per consentire alle eliche di toccare le paratie e di ritrarsi, infatti sono eliche pieghevoli. Devo dire che questo sistema, visto dal vivo, mi ha convinto, lo ritengo molto efficace. Esistono già anche altre soluzioni con i nidi, però DJI è sempre una garanzia di affidabilità e di funzionalità. Per quanto riguarda i dati tecnici vi rimando al sito di riferimento. Questo video vuole essere una piccola dimostrazione di volo di come funziona la DJI Dock, però voglio spendere due parole sulla normativa, perché la normativa attuale è indietro rispetto a questa tecnologia. Infatti non c'è ancora uno scenario che abilita la possibilità di sfruttare appieno queste piattaforme automatiche, ed è per questo che questa dimostrazione è stata fatta in modo parziale, in uno spazio di poche decine di metri, con le adeguate misure di sicurezza in linea con le attuali normative. Infatti queste non sono soluzioni da giardino come abbiamo visto, ma sono soluzioni che permettono di eseguire ispezioni anche lontane chilometri, centinaia di chilometri rispetto all'operatore che agisce su un computer da remoto. Infatti le open category richiedono il pilotaggio a vista, ci deve essere il pilota che controlla a vista il drone senza ausilio di altri strumenti. Le operazioni, scenari standard, non esiste attualmente uno scenario standard che permette l'utilizzo
al 100% di questa soluzione perché servono gli osservatori dello spazio aereo. È però possibile sfruttarla parzialmente tramite un PDRA oppure tramite autorizzazione a seguito di analisi rischi SORA. Autorizzazioni che sono complesse da ottenere, ma si possono ottenere. Tuttavia non dovrebbe mancare molto a delle semplificazioni che permetteranno l'uso su grande scala di queste soluzioni. Infatti già l'anno scorso, in occasione del Roma Drone Webinar Channel, sul nostro canale c'è la registrazione video, l'ingegner Baldoni di D-Flight aveva chiesto all'ingegner Di Rubbo di EASA se esistevano soluzioni semplificate per utilizzare le basi, le stazioni come questa DJI Dock. All'epoca era giugno del 2022, l'ingegner Di Rubbo aveva detto che EASA non aveva ancora preparato nulla perché non c'erano state richieste in tal senso e che sarebbe stato interessante sviluppare un PDRA per consentire il pieno utilizzo delle stazioni automatiche di ricarica come questa. E quindi, a mio avviso, non dovrebbe mancare molto a questi PDRA facilitativi. Bene, per ora è tutto. Spero che questo video sia stato interessante, è una cosa nuova, diciamo, e vi ringrazio per l'attenzione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un saluto e buona continuazione.